Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? Gesù rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti? E diceva loro: il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore. Ora, l'esempio che Gesù fa, scritturistico, si riferisce a un fatto di Davide, di entrare nel Tempio e prendere il pane dell'offerta, quello che veniva messo sull'altare, pur non essendo lecito, sembra avere poco a che fare con la violazione del sabato. Perché fa in sabato quello che... il collegamento è la necessità che infrange la regola, anche che riguarda il sacro, nel senso che i discepoli di Gesù, per fame, senza neanche fermarsi, prendevano delle spighe di grano e ne pigliavano i chicchi per mangiarli, sempre camminando. La mietitura è un lavoro, in giorno di sabato avrebbero come mietuto. È chiaramente molto forzata l'interpretazione, ma bisogna entrare nella mentalità, di specialmente di quell'epoca, ma ancora adesso in certi gruppi così molto fedeli. E il tentativo era quello di accusare Gesù di violare una legge fondamentale, il sabato, quindi violare il giorno del riposo del sabato è uno dei 10 comandamenti, quindi è una gravità enorme, soprattutto per uno che dice di essere il rabbi, no? Il maestro in Israele, che insegna cose che non sono secondo la legge, o non sarebbero secondo la legge di Dio. Quindi il filo logico che c'è è la necessità, il bisogno dell'uomo rende possibile saltare la regola. È l'eccezione della regola, perché in un altro punto il Signore spiega: il sabato è fatto per l'uomo, è per il bene dell'uomo, non è che l'uomo deve morire per il sabato è dato per la vita dell'uomo. Dal punto di vista scritturistico il sabato nasce nel suo rispetto nei 10 comandamenti, ma questa cadenza settenaria si trova già nella creazione, dove si dice che dopo i 6 giorni della creazione, il settimo, Dio si riposò. Che cos'è dunque il riposo nel sabato? È stare con il Signore, ma gli apostoli erano già col Signore, tant'è che nella polemica del digiuno Gesù dice: lo sposo è con loro, non è tempo di digiuno. Ma qui il sabato che si prefigura per l'uomo viene messo nelle mani del figlio dell'uomo, che vuol dire del Dio fatto uomo. Infatti dice, questa affermazione è fortissima: il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Come dire, chi ha creato il sabato è Dio, dire il figlio dell'uomo è Signore del sabato è come dire il figlio dell'uomo è Dio, è come dire io sono Dio, no? Ma il figlio dell'uomo è Signore del sabato perché in realtà ne rappresenta non solo la creazione, perché è la parola di Dio che crea il mondo e tutto il resto, quindi anche il sabato, e dunque è padrone del sabato, ma perché il figlio dell'uomo, in quanto fattosi uomo, Gesù, lui realizza il sabato, apre la porta al sabato nel senso più pieno, cioè è la realizzazione dell'unione tra l'uomo e Dio, perché lui è la porta per il cielo. Il sabato, infatti, è quella scansione settenaria che si rinnova, si ripete, 6-1, 6-1, 6-1, fino alla fine dei tempi. Ma quando Dio crea il mondo, 6 giorni, che è una specie di processo di creazione, il settimo si riposa e non ricomincia da capo. Vuol dire dunque che il settimo giorno,
quello vero fondato nel cielo da Dio, è unico e introduce in una dimensione che è l'eternità, il riposo eterno, che non è, come comunemente ovviamente si intende, non è la morte, è la pace, è lo stare con Dio, è il regno di Dio, è il paradiso stesso. Dunque, il settimo giorno in realtà introduce un tempo di eternità e di infinito. Noi invece abbiamo il segno di questo infinito sulla terra che ci dà il collegamento con un ritmo settenario con il cielo, quindi l'uomo nella sua orizzontalità è chiamato a superare se stesso, a mettersi in contatto col cielo una volta ogni 7 giorni. Il significato della domenica è proprio questo. In attesa di ottenere la pienezza del riposo sabbatico, la pienezza del settimo giorno, che è quando si entra in paradiso. Dunque noi abbiamo degli assaggi di vita eterna col pane eucaristico, con la celebrazione della Santa Messa, con la domenica celebrazione del giorno del Signore, che è il sabato. Sono assaggi che ci fanno camminare in un cammino che è progresso verso il giorno dell'eternità, che viene chiamato appunto anche l'ottavo giorno. Gesù lo realizza perché quando passa la morte, cioè termina la sua vita terrena, realizza in se stesso e per noi, perché ci associa, la resurrezione con il corpo trasfigurato, entra nella eternità così come il progetto di Dio Padre era sull'umanità intera ma è fallito a causa di Adamo, viene recuperato col nuovo Adamo che è Cristo, il figlio dell'uomo, entra di nuovo in cielo, torna al Padre ma con il corpo umano trasfigurato dalla resurrezione e fonda la possibilità per noi di entrare nello stesso riposo che si chiama l'ottavo giorno, quello che noi chiamiamo la domenica, che è spostato dal sabato perché non è 8 giorni, sono sempre 7, no? Ma è come dire, quello che è il sabato segno dell'Antico Testamento ora è realizzato dal Cristo nella domenica, il giorno della resurrezione, perché il giorno di sabato lui è negli inferi, recupera tutta l'umanità peccatrice ed entra nella resurrezione prima ancora che faccia giorno, cioè quindi sul far del giorno della domenica, c'è un anticipo su questa cosa qui. Fondo dunque l'eternità possibile per noi. Questa è la risposta più profonda che noi possiamo intendere quando, oltre a quello che è il comandamento che ci dice santificare le feste, il perché noi abbiamo la domenica, è il giorno della resurrezione del Signore, ma perché ci introduce già adesso in quella che è la beatitudine eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna, io lo risorgerò nell'ultimo giorno. È l'anticipo, la caparra, dice San Paolo, dell'eternità, dell'ottavo giorno. Ecco perché il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Ne è padrone perché è il creatore, ma come uomo incarnato è quello che realizza l'apertura dell'infinito per tutti noi, associandosi al suo corpo morto e con lui risorto. Sia lodato Gesù Cristo.